degli italiani nel mondo. Benvenuti nel mondo di Radio Free Station, musica per tutti. E buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Free Station. Sono le ore 19:01 e noi abbiamo un ospite veramente eccezionale, però dopo vi dirò chi è, anche se voi sicuramente sapete già di chi stiamo parlando. Vi presento intanto per questa sera un mio nuovo accompagnatore, Luigi. Tu ci sei, Luigi? Certo, sono qui, buonasera a tutti. Allora, lo sai come si chiama questa persona? Come no. Hai faticato tanto per rintracciarlo? Sì, lo diciamo insieme, Antonietta. Sì, dai, vai, pronti, via. Abbiamo con noi Danilo Sacco. Oh. Ciao Danilo, tu ci sei? Sono qua. Sei qua, allora, sono prima qua. Di tutto, che tempo fa lì giù? Allora, qui c'è un bellissimo sole, ci sta un po', si chiama, confortando, perché ci sono stati giorni di pioggia battente, è rinfrescato, però adesso c'è un bellissimo sole che ci asciuga le ossa. Quindi praticamente tanto sole, quest'estate, bagnetti ne facciamo? Ma non credo, perché dal 25 di questo mese partirà una bella raffica di concerti in giro per l'Italia, soprattutto centro-sud, quindi non avrò tempo per il bagno. Dovrò rimandare, grazie al cielo, perché lavorare poi con il mio mestiere è la cosa più bella del mondo. Certamente, certamente. Senti, ci vuoi parlare un pochettino di quale città tu toccherai quest'estate per i tuoi concerti? Guarda, ci posso dire le regioni, perché se mi dici le città io non mi ricordo mai niente, però ti posso dire che faremo Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania, Abruzzo e Lazio, senz'altro. Ah, quindi insomma sei molto molto impegnato praticamente. Grazie al cielo, sì. Senti, io mentre così riattaccavo il telefono alla prima telefonata che ti ho fatto, forse non avevo ancora chiuso, avevo detto: Madonna, che bella voce che ha al telefono. L'hai sentito? No, onestamente no. Io l'ho detto, no, ma adesso mi caso. Ecco, sì, penso che ti puoi casare. Adesso sì. Ho detto: che bella voce che ha. E giustamente mi diceva appunto Luigi, ma lui è la voce, quindi dico sì, però un conto è cantare, un conto parlare comunque con una persona, no? Cioè, penso che sia completamente diverso. Sì, e sì, quindi normalmente sono due cose molto diverse. Però ti ringrazio, cosa dire? Sì, io devo dire che acchiappi anche così, semplicemente con una telefonata, oltre che con una voce da cantante. Ti ringrazio molto. Allora, ci vuoi parlare un pochettino? Vuoi fare delle pubblicità? Io sono libero. Ok, ok. Comunque Danilo, ha ragione Antonietta, anche perché io ti conosco sia ovviamente musicalmente che anche ti ho sentito in TV anche durante le interviste. Sei sempre una persona molto sensibile e soprattutto disponibile, quindi complimenti davvero di vero cuore. Ma grazie, sei gentilissimo. Allora, gentilissimo. Una prima domanda. 1 gennaio 2012, cos'è successo a Danilo? Succede che si parte per una nuova avventura. Una nuova avventura che sta andando sicuramente molto bene. Guarda, sono veramente felice. Ti dovessi dire, a parte ovviamente per ovvi motivi, i primi tempi che sono stati di rodaggio, perché c'era da mettere in piedi una macchina grande, insomma. E oggi posso dire che sto, sia io che chi mi ha dato una mano, i musicisti che lavorano con me, continuano a lavorare con me, ci stiamo prendendo finalmente i frutti di un lavoro durato 2 anni veramente, veramente intensi, 24 ore al giorno, anche conditi, ore condite di preoccupazione, perché sai, comunque sia il nostro è sempre un mestiere che è un po' aleatorio alla fine. Stiamo ottenendo veramente i bei risultati, sono decisamente soddisfatto.
Tu hai iniziato già con la tua prima apparizione pubblica il 13 gennaio presso il Teatro Alfieri di Asti, in occasione quindi di un concerto che era stato fatto per la raccolta di fondi in favore della AISLA. Quindi ti occupi anche di beneficenza? Ma vedi, nel limite del possibile, quando posso, sì, volentieri, perché poi alla fine, come ben sai, i musicisti sono sempre quelli che, quando c'è qualcosa da fare in questo senso, sono sempre in prima linea. È vero. Ed è sempre stato così. Adesso a ottobre farò un'altra cosa importante, poi magari ne parleremo successivamente, sempre per quanto riguarda una raccolta fondi importante. E quando si può fare, volentieri, molto sono felice di poter contribuire a fare qualcosa in questo senso. Tu conta che poi alla fine chi fa questo mestiere ha il dovere ogni tanto di, certo, di dare una mano quando è possibile, perché spesso chi ha un microfono in mano può essere più influenzante, no? Certo. Di chi fa politica oggi come oggi. È vero, è vero, e soprattutto visto che magari a livello di Stato certe cose non vengono fatte, no. Spesso e volentieri appunto si chiede proprio ai cantanti e a chi diciamo ha una, comunque una presenza pubblica, di aiutare determinate strutture, e questo è molto bello comunque da parte vostra. Senti, tu hai inciso da poco un album che è molto bello, noi l'abbiamo ascoltato, dal titolo Minoranza Rumorosa. E quando è stato prodotto questo album e di che cosa parla in generale? Poi magari andiamo nei vari singoli. Guarda, questo album qui ha cominciato a prendere forma, sembrerà strano ma è la pura verità, quasi 2 anni fa, quando uscì il primo lavoro, Un altro me. Noi ci mettiamo subito in caccia così di idee, di storie da poter raccontare e di musiche. Quindi 2 anni fa abbiamo cominciato a tirar giù quello che poi era un lavoro embrionale, che poi ha preso il nome appunto di Minoranza Rumorosa. Quindi ha richiesto 2 anni di lavoro. La produzione è stata fatta, diciamo, da gennaio in avanti per 3-4 mesi. Ci abbiamo lavorato, fatto pre-produzione, post-produzione, eccetera, eccetera, con Davide Tagliapietra, che oltre che un caro amico, è un produttore straordinariamente bravo, ed è uscito i primi di giugno. E adesso stiamo portando in giro quest'altro capitolo. Vogliamo ascoltare la prima canzone proprio dal titolo, Minoranza Rumorosa? Ah, io sono pronto. Tu sei pronto? Anche noi lo siamo. E vai, quindi. Ti togli il pane per non ingrassare, ma ingrassi gli altri con il tuo cellulare. L'affitto è alto, il morale a terra, ma dalla tele dicono che poi tutto passa. Come passa il vento, passa tempesta, e ci ricorda che è finita la festa. È colpa di questo pure, colpa di quello, meno male che c'è ancora il grande fratello. La sorveglianza pure lungo le strade, la sorveglianza in rete a telefonate. Si vende un'anima per pochi denari, quella pura la teniamo solo per fare affari. Posto c'è la squadra del cuore, e dal secondo hai messo forse l'onore. Da qualche parte poi c'è pure l'amore, almeno quello che si può semplicemente pagare.
hai guardato mai la gente negli occhi, lanci la lenza in attesa che abbocchi qualunque cosa che ti porti l'argento senza lavorare, che ti dà fastidio sudare. Non hai quattrini manco per la benzina, ma ti hanno visto fare spese a cortina. Ti dà fastidio la parola cultura, tu sei il male del pianeta e noi siamo la cura. Siamo noi, minoranza che prima o poi capirà da sé. E lo sai che la strada per l'inferno è lastricata di esempi ed eroi. E torniamo qui in diretta Radio Free Station, è arrivato anche Paolo. Paolo, ciao. Ci sono anch'io, ciao ciao a tutti. Certamente. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto al nostro Danilo, che è veramente una grande voce, una grande persona, e sono veramente onorato di fare la sua conoscenza. Piacere mio. Una domanda. Il gruppo quando ha cominciato, diciamo, a formarsi definitivamente? Cioè, chi sono i componenti di questo nuovo gruppo? Allora, chitarre abbiamo Valerio Giambelli, che ha suonato con gli Statuto per tantissimo tempo. Tastiere, fisarmoniche abbiamo Andrea May, già componente della Gang per anni. E grande autore, tra l'altro. Al basso abbiamo Enrico Brazzi, un giovanissimo ragazzo nonché docente di basso elettrico, straordinariamente dotato, devo dirlo, molto bravo. Un bel suono, suona poi simpaticissimo, come simpaticissimo Tommy Graziani, che suona la batteria. Abbiamo Bip Gismondi, invece suona chitarra. È un corista eccezionale, oltre che un ottimo cantante, per cui abbiamo, e suona anche Tim Whistle, quindi flauti irlandesi e quant'altro. Abbiamo una bella band e questo gruppo si è formato, diciamo, ha cominciato a formarsi da me, Valerio e Andrea, diciamo i primi mesi, ha cominciato a prendere una forma decisa i primi mesi del 2012, in pratica. E da lì siamo andati avanti, adesso continuiamo così. Tommy è stato uno dei primi a essere contattato e poi successivamente sia Enrico che Ebi. C'è una domanda per te da parte di Ornella. In tutta la tua carriera rifaresti esattamente tutto ciò che hai fatto, o se potessi tornare indietro non faresti magari alcune cose? Questa domanda te la chiede per capire ciò che ti ha spinto oggi a dare il tuo meglio. Guarda, è una bella domanda, perché ce lo chiediamo tutti: se potessi tornare indietro cosa cambierei?
chiaro che di prima acchito posso dire sì, magari qualcosa di diverso lo farei, però sai, il tempo è una cosa particolare, noi siamo un po' la somma, no? Certo. Oggi di quello che abbiamo anche sbagliato, per cui se c'è qualcosa che ho sbagliato, sicuramente come tutti ho sbagliato anch'io, ci mancherebbe, accetto volentieri, perché la somma in questo momento non mi dispiace, non sono certamente né perfetto né lo sarò mai come nessuno, però sono una persona che continua a lottare, o almeno cerca di farlo, e quando cade cerca di rialzarsi, per cui va bene così. Va bene così. Senti, la prossima canzone, il prossimo brano si intitola Novembre Mattina. Sì. Quando c'è, cioè, chi l'ha scritta, a cosa si è pensato? Guarda, Novembre Mattina è una canzone che molti possono fare propria. Io ho ricevuto delle email veramente molto interessanti di persone che una mattina di novembre davvero hanno avuto dei problemi, si sono ritrovate con un problema da affrontare molto grave, per cui ognuno se la può vivere come preferisce. Diciamo che è una canzone che parla di una persona che crede di conoscere, no? Mm-hmm. Un'altra persona, e poi scopre infinite diversità, infinite cose nella persona che credeva fosse come lui voleva, per cui è un inno, anche se vuoi, a essere diversi fondamentalmente, a tenere dei certi segreti dentro di sé. L'ascoltiamo allora insieme. Bene. Una canzone cantata da Danilo Sacco, Novembre Mattina. Senza parlare, solo in silenzio con la prima neve, quattro parole in tasca, un dolore bruciava negli occhi il tuo camminare. Novembre mattina, un attimo prima, dicevi sei l'unico che sa capire. Novembre mattina, un attimo prima, ho scoperto di te. Questo è solo un sogno di gelosia, si mangia sangue, si beve pazzia, è solo un sogno, non è reale, c'è sempre un motivo per ricominciare. Novembre mattina, un attimo prima, ci credevi e dicevi senza guardarsi dritto negli occhi per non tradire i giorni che sono stretti nel pianto, come lo puro, come puro il dolore. Novembre mattina, un attimo prima, dicevi sei l'unico che sa capire, la prima pietra ci è rimasta nel cuore, che non c'era sogno di altro dolore. Questo è solo un sogno di gelosia, si mangia sangue, si beve pazzia, è solo un sogno, non è reale, c'è sempre un motivo per ricominciare. Novembre mattina, un attimo prima, dicevi sei lui che sa capire. Novembre mattina, un attimo prima, ho scoperto qualcosa di te. Due bambini siamo noi, senza stelle, senza
E siamo di nuovo qui, carissimo Danilo, con la tua bellissima musica, la tua bellissima voce. E mentre ascoltavamo musica io sentivo un bombardamento di tasti che così era un chiedere che però io vorrei che venisse chiesto direttamente a te. Luigi, tu volevi fare una domanda al nostro Danilo? Sì, allora io innanzitutto ne vorrei fare due di domande. Allora, la prima velocemente è questa. L'essere stato per 18 anni comunque, perché comunque non si può cancellare ovviamente dalla vita di una persona i 18 anni, diciamo, passati con i Nomadi, ed essere stato comunque il cantante di punta dei Nomadi dopo Augusto D'Aolio, che cosa comunque ti ha lasciato dentro? Questa esperienza, dici? Sì, diciamo l'esperienza, perché essendo stato 18 anni con i Nomadi e soprattutto essere stato la voce dei Nomadi dopo Augusto, ti avrà lasciato qualcosa dentro. Male. Ripeti. Faccio fatica. Ripeti pure. Male. Allora, praticamente dicevo, l'essere stato dopo 18, cioè essere stato la voce dei Nomadi dopo la morte di Augusto D'Aolio, quindi d'essere stato con i Nomadi per ben 18 anni, cosa che comunque ovviamente ha segnato il tuo percorso artistico, che cosa ti ha lasciato dentro? Guarda, sicuramente 18 anni di viaggi, no? 18 anni di racconti, 18 anni di io ho avuto la fortuna di vedere posti, no? ho avuto la fortuna di vedere posti che mai avrei pensato di poter toccare, vedere non solo in Italia ma anche all'estero, per cui senz'altro tantissime esperienze, senz'altro storie che poi ho tenuto dentro di me, no? E che ho potuto poi col tempo far sedimentare nel mio cuore e magari raccontare, per cui sai, tu hai detto bene, 18 anni non si cancellano in un secondo, per cui non si devono neanche cancellare. Certamente. Bellissimo momento. Seconda domanda, Luigi. Sì, ti ringrazio intanto per la prima risposta. La seconda domanda è che a me ha colpito particolarmente la canzone del tuo album Un altro me, la canzone chiamata Non ho che te. A chi è riferita questa canzone? Guarda, Non ho che te è una canzone che ho scritto per la mia attuale compagna. Ah, ecco, la canzone quindi d'amore per la tua compagna, capito? Esatto, che ha avuto un ruolo fondamentale, onestamente, e continua ad averlo, perché sai, quello che poi alla fine ho vissuto in questi anni, soprattutto nel momento così del distacco, no? da una situazione sicura, eccetera, per quasi fare un salto, non dico un salto nel buio, ma cercare di ricostruire alcune cose di me, è stato essenziale. Io credo che probabilmente non ce l'avrei fatta senza di lei. Te lo dico, guarda, senza retorica né finto romanticismo, ma ti sto dicendo la verità. Quando tu incontri una persona che riesce a sostenerti davvero quasi da sola contro tutti, e riuscire a mettere insieme i tuoi cocci, perché io purtroppo vengo da situazioni anche difficili a livello personale oltre che di salute, e allora vuol dire che hai trovato non solo un tesoro ma una persona che ti ha salvato la pelle. Infatti questo purtroppo l'abbiamo saputo, siamo contenti che ti sei comunque rimesso, in bocca al lupo veramente per tutta la tua avventura sia musicale che nella tua vita di ogni giorno, e quindi la tua compagna sarà veramente fiera di ascoltare questa canzone che Antonietta adesso metterà. Certamente. Non ho che te, allora. Non ho che te, io non respiro senza te, non ho futuro o lacrime che possano attraversare il grande mare. E poi, ancora più in là, dove si accende l'anima, dove non c'è più il buio, ma soltanto la luce che il tuo cuore cuce.
guardavo i tuoi occhi e il cielo. Siamo ancora qui con Danilo. Non ho che te, una canzone veramente molto 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 bella. Stupenda, ma... stupenda. Sì. E c'è un commento sempre da parte di Luigi, che evidentemente è rimasto veramente colpito da questa canzone. Lui, devo dire, conosce tutte le canzoni che esistono, tutte. Troppo bella questa canzone, grande Danilo. La tua voce illumina davvero anche le giornate più buie. Sei molto amato dai giovani perché cogli davvero nel cuore della gente con la tua voce e la tua musica. Grande, eh? Beh, molto bello, grazie, fantastico. Molto bello, sì. E tu appunto stavi dicendo che il prossimo anno o comunque inizio anno dovresti fare ancora qualche evento particolare per qualcosa di bello. Avete già progettato? Sapete già per che cosa? Guarda, sicuramente il prossimo anno ci saranno delle novità, nel senso che io sto preparando con tempo un libro nuovo, intanto. Sei uno scrittore, quindi, perché sappiamo che hai scritto già un libro, no? Sì, in realtà ci provo, però è una cosa che mi piace molto fare, perché poi sai, bene o male, lo scrivere canzoni, testi, poi alla fine sono molto simili, sono cose molto simili, sono attività molto simili. Tutto ciò che comunque sia mi permette di poter dire qualcosa su carta o su pentagramma mi attrae molto e mi fa anche bene, perché poi è una cosa taumaturgica, una medicina, per cui cerco di buttare giù tutto quello che posso. Naturalmente non tralasceremo la scrittura dei brani, visto che abbiamo già ottime idee in testa, quindi andremo avanti. Andremo avanti. Ascolta, ma io qui leggo cantante piemontese. Sì. Ma tu sei di origine piemontese, quindi? Io sono nato in Piemonte, da mamma piemontese ma e padre ligure, e vivo in momenti d'Abruzzo, per cui Senti, come si dice Danilo, quando fa tanto caldo, che uno dice scioppa, si scioppa per il caldo? Si scioppa, si scioppa per il caldo, ecco. Sto stupanda. Te lo dico perché oggi parlavo con un giornalista francese e lui mi diceva che per il gran caldo a Parigi sarebbe andato in piscina, e io volevo fare la piemontese perché io vivo a Torino ma non capisco niente di piemontese. Ma però è semplice, ho scoperto uscendo fuori dal mio amato Piemonte che il nostro dialetto non è semplicissimo da capire. È molto difficile, perché non somiglia neanche tanto al francese, perché il francese è tanto quanto. Poi dipende anche dalle zone, no? Del Piemonte. Esatto, diciamo che io vengo dalla zona di Asti,
dove il dialetto veramente germò, come si dice, quindi molto molto stretto, e sì, sentire parlare veramente stretto la mia compagna, che è di Roma, romana, quando viene su si spellica delle risate, perché dice: no, ma che cavolo, che, ma che parlate, ma come fate? Ma chi vi capisce? È vero, è vero. Io ricordo, Danilo, quando sono venuta diversi anni fa qui a Torino, appena sposata, si parlava soltanto il piemontese, soprattutto nei negozietti, no? Ora ci sono grandi supermercati, c'è di tutto e di più, però diversi anni fa c'erano i classici negozi e io entravo per comprare, che ne so, il pane del passato. Questa mi parlava in piemontese, io dicevo: può tradurre per favore? No, è effettivamente vero, anche perché poi Piemonte è sempre stata una terra molto legata alla alla tradizione, una terra, scusa il gioco di parole, terragna. Sì. Per cui il dialetto è sempre molto parlato, anche dei giovani, ed è una cosa buona poi alla fine, perché sai, comunque fa parte delle tue radici. È un peccato, sarebbe un peccato perdere questo linguaggio. No, assolutamente. Chi ha la possibilità di poterlo imparare, soprattutto da piccola o da piccolo, è giusto che lo impari, perché noi siamo dei fautori dei dialetti, perché fanno parte appunto, come hai detto tu stesso, delle nostre radici, fanno parte comunque delle nostre tradizioni, e quindi sarebbe bello che si andasse avanti, cioè che anche i bambini imparassero il dialetto. Però appunto te l'ho chiesto perché io, così, nello scrivere anche qui si scioppa, avevo scritto qui si scioppa, ma lui non capiva quello che volevo intendere, per cui ci sono state delle frasi un po' così di fraintendimento. Comunque, torniamo a noi. La canzone Emily è una canzone che parla di una storia veramente accaduta a cavallo fra l'8 e il 900. Parla di un pittore francese, Charles Millen, che era molto amico di Matisse, quindi immaginate, sì, la scuola era quella. Per farla molto breve, perché è una storia lunga e molto molto bella, si era perdutamente innamorato di una ragazza parigina bellissima, che si chiamava Emily. E dato che però forse si diceva che fosse stata promessa un altro uomo, lui comunque aveva questo amore per la pittura che non voleva dividere nemmeno con un amore. Insomma, per farla breve, ricevette un premio in Italia e decise di non muoversi più dal nostro paese, proprio per non vedere più coscientemente questa ragazza che comunque rimaneva nel suo cuore. Non la vuole più rivedere, disse: me la immaginerò sempre nella mia mente bellissima come a 20 anni, così per me rimarrà immortale. Si trasferì nelle Mainarde, con una zona stupenda del Molise, e rimase fino alla fine dei suoi giorni. Pare che il giorno in cui Emily morì, un suo amico gli scrisse una lettera e lui rispose: lo sapevo che Emily era morta quella notte, perché quella stessa notte io l'avevo sognata bellissima come allora, che si allontanava da me. Bella. È una storia che vale la pena di essere raccontata, perché di un romanticismo straordinario, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di romanticismo. Vero. Viviamo in un'epoca di non si capisce più niente, non abbiamo più identità, non abbiamo più valori, non abbiamo più niente, non crediamo più in niente. È brutto periodo questo. Certamente. Brutto periodo. Io viaggiando per l'Italia, te lo dico, lo confermo, ho il polso di quello che succede, non è un polso molto buono. Io penso e sostengo che la musica possa essere in questo caso un buon veicolo. Sì. Probabilmente allora, è l'unica cosa che ci resta. Allora la musica può dare il bello, può raccontare il bello. E è nel nostro compito farlo. E noi lo raccontiamo attraverso la storia di Emily, cantata da Danilo Sacco, per voi di Radio Free Station. Mi vedi?
pietre di aria pura e lilla, il quadro che non dipingerò più, un volto e poi puro assenzio oltre le nuvole, le barriere ben oltre le comete, le bandiere, il vento che vorrei tu conoscessi qui con me fra i miei rosai, perché non c'è mai stato un solo istante in cui io pianto e tu lo sai. Parigi è bella solo perché ci sei tu, Parigi lontana per non vederti più, perché così ho deciso. Ricordi, sei immobile, sarai bellissima e noi due non invecchieremo mai. C'è luce, c'è luce nei ghiacciai, mi prende, mi culla e poi mi parla un po' di noi. Sognata che stanotte te ne andavi via, nei miei ricordi immobile, Emily per sempre. Torniamo qui in diretta. Dicevamo appunto che né io né Paolo siamo stati a Parigi, e tu Danilo, che la conosci molto bene, cosa sceglieresti tra... No, io Parigi no, non la conosco. Ah, non la conosci? Vorrei andarci. Conosco bene Dublino, ecco, Dublino è una città che mi ha veramente stupito. Dublino è bellissima. È molto bella come città, quindi... È bellissima, vivibile, piena di parchi, piena di gente solare. È curioso da dire per un posto che sta molto al nord, ma in realtà è veramente così. Poi gli irlandesi sono veramente molto molto simpatici. Se no, ragazzi, c'è Roma, noi abbiamo Roma, dov'hai? Dov'hai? Hai ragione. Va a Roma. Cominci a parlare anche di un po' di romano, dai. No, magari, ma non sono abbastanza bravo, perché poi i miei amici romani mi sfotterebbero fino allo sfinimento. Ma basta cominciare, guarda, anche perché l'accento romano si prende abbastanza facilmente. Quindi basta provare un pochettino, prima o poi vedrai che diventerai romano. Senti, la prossima canzone invece, Ti aspetterò per sempre. Chi aspetterai per sempre? Allora, Ti aspetterò per sempre è una canzone un po' particolare, perché parla di una ragazza, no? Incontra l'amore della sua vita. Vedi, l'amore è abbastanza ricorrente, no, nelle canzoni, ma perché è la forza propulsiva più potente che esista alla fine. Comunque questa ragazza praticamente incontra l'amore della sua vita, si danno appuntamento al tavolo di un ristorante,
lui non si presenta. Cosa succede? Nella mente di questa ragazza scatta qualcosa, è simile alla follia, ma non è nient'altro che lucida follia. Quindi rifiuta quel momento, rifiuta che quel momento sia mai avvenuto. Quindi ogni giorno per nove anni torna allo stesso tavolo come se niente fosse accaduto e lo aspetta. Mamma mia, è triste come tutto. Storia. Sì, certo, perché è un po' così, il deserto dei tartari, no? L'aspettare qualcosa, lo sprecare la propria vita in attesa di qualcosa che non arriverà mai. È pericoloso questo. Quindi è anche un modo per dire, ragazzi, viviamo il presente. Viviamo il presente, sì, pensando al futuro, ma il giorno appunto che sta per passare è quello che bisogna vivere più intensamente. Esatto. Sicuramente. Una cosa non abbiamo ancora capito bene, è che il tempo non si può mettere in banca. Noi abbiamo 12 abbiamo 24 ore e dobbiamo spenderle tutte. Non possiamo metterle in banca, non possiamo tesaurizzare questa grande ricchezza. Qui spendiamole bene. So che è facile da dire, ma è più difficile da fare, ma è la verità. È una frase fatta, ma è la verità. Vivi alla giornata, in poche parole. Ma sai, è giusto pensare a ciò che è stato, perché noi siamo la somma anche del nostro passato, per carità. È giusto pensare al futuro, perché va bene pianificare delle cose. Però se Selin diceva, è inutile che pensi al futuro, perché tanto è già la vita, pensa al tuo futuro. E ci dimentichiamo di vivere l'unico momento in cui noi abbiamo una reale, no? Un reale controllo, che è il qui e ora. Il passato non possiamo più controllarlo, il futuro nemmeno. Ci dimentichiamo spesso di vivere nel presente. È vero, bisogna sempre vivere minuto per minuto, dico io, e cercare di viverlo nella maniera più intensa. Ascoltiamola allora, questo ti aspetterò per sempre. Noi aspetteremo per sempre che cosa? Che arrivi il bel tempo, che arrivi la bella vita per tutti quanti i giovani di oggi, che arrivi un futuro migliore per tutti quanti loro. Questa è una bella cosa, sì, che arrivi un futuro migliore per tutti quanti i nostri giovani. Ricordiamoci però che se siamo arrivati a questo punto, un po' della colpa è anche nostra, perché la nostra generazione, quella che è stata a cavallo fra la civiltà, chiamiamola industriale, quella cibernetica, che è quella di oggi, si è un po' persa. Secondo me noi potevamo fare la differenza, e quando dovevamo a volte dire di no, abbiamo sempre detto di sì, e oggi ci troviamo in situazioni che i nostri figli dovranno sopportare. Ma secondo te, Danilo, la colpa, se di colpa si può parlare, può dipendere dalle istituzioni scolastiche, che magari non sono in grado di far crescere la mente dei ragazzi, o la colpa è anche un po' di genitori che, con il fatto che vanno a lavorare, non danno più quei valori che magari abbiamo avuto noi? Ma è tutto un cane che si morde la coda, perché poi alla fine, un tempo, un genitore che andava a lavorare bastava e avanzava. Oggi non basta più. Cioè, non basta più, proprio a livello di denaro, non c'è più possibilità. Per cui un ragazzo cresce, non dico da solo, perché ci sono. Allora, noi abbiamo fidarci ai nonni. Dio li benedica in salute per gli altri 1000 anni, effettivamente. No, basta. Più di 1000 anni. Non me lo dire, Danilo. Non me lo dire, Danilo, perché io devo guardare due nipotine, una di 7 mesi e l'altra di 2 anni. Sono partiti oggi per le ferie e mi sto riposando un pochino. Bravissimo, però vedi, è così. Poi oggi è ancora diverso. Sì, è vero. Pronto? Ogni tanto va via la linea, e allora noi che cosa facciamo? Andiamo avanti. Sei pazza da aspettare chi scappò lungo l'inverno, un po' per noia o per volere. Il tempo mostra i muri
muscoli e poi ti fa vedere quanto è facile sputare via una vita intera spesa a ricordare. Ti aspetterò per sempre, ti aspetterò per sempre, anche quando la pioggia è in fuoco poi si trasformerà. Ti aspetterò per sempre. Tavolo 14 ogni sera, che Dio manda sulla terra, guerra ogni momento fra testa e sentimento, e grida piano, devi uscire, che tanto non verrà nessuno in questo carnevale di anime e caffè. Ti aspetterò per sempre, ti aspetterò per sempre. Gente guarda e ti sorride per non ridere di te. Ti aspetterò per sempre. Da sola e sola da una vita che non chiede più di te. Ti aspetterò per sempre. Gli anni e poi gli eroi, tutti caduti come foglie, qualcuno ancora ti dirà se stai ancora ad aspettare. È follia, pazzia, 9 anni sono andati, ma continui a respirare, voglia di gridare. Ti aspetterò per sempre, ti aspetterò. Una canzone di Sergio Endrigo, e io che amo solo te, che è una canzone di una bellezza mortale. Due ragazzi, ne avranno avuto 17 anni, alla fine del concerto sono venuti a chiedermi di chi era questa canzone. Io gli ho detto, gli ho spiegato tutto quanto. Il concerto dopo si sono presentati con un CD, avevano trovato fisicamente il CD non scaricato, sono comprati un CD con una compilation di Sergio Endrigo dove c'era questa canzone. Un CD per uno, e mi hanno detto: hai visto, l'abbiamo trovato. Questo è un gesto straordinario. Certamente. Ci sono due ragazzi di 17 anni che ascoltano le canzoni di Sergio Endrigo, ma è magnifico. Sì, sì, perché indubbiamente anche loro hanno capito che forse la musica di alcuni cantanti di una volta non morirà mai, cioè fan parte della storia della musica italiana, e quindi logicamente se una cosa è bella, se una cosa ha lasciato un ricordo a noi, credo che sia normale per i ragazzi di oggi che apprezzino appunto anche i cantanti di ieri, quelli che resteranno appunto nel nostro ricordo per sempre. Assolutamente sì. E allora torniamo a noi. Io, mentre ti avevo perso, ho mandato in onda Ti aspetterò per sempre, e adesso sul piatto invece tu dici: io non voglio più. Che cos'è che non vuoi più? Io non voglio più, come nessuno di noi dovrebbe volere più, l'apatia, no? Quindi, come ho detto prima, troppe volte abbiamo detto sì quando dovevamo magari rifiutarsi, o comunque essere più critici verso noi stessi, verso uno stile di vita che ci ha un po' fagocitato. Quindi non voglio più stare apatico. Voglio stare con le braccia conserte. Vorrei mettere al servizio della vita energia, perché sai, io credo che sia anche un disegno da parte spesso chi ci governa, parlo a livello globale, quindi non sto parlando solo del nostro paese. Certo. avere sotto mano un popolo, dei popoli apatici, sottomessi, che leggono pochi libri, è molto più facile per loro comandare, fondamentalmente. Un popolo critico non si comanda così facilmente, ma per fare un popolo critico ci vuole energia. Bisogna che ciascuno di noi, come disse qualcuno, spazi di fronte alla propria casa e la città sarà pulita in modo naturale.
È vero, hai perfettamente ragione. E allora noi non vogliamo più questa apatia, vogliamo che il popolo, che la popolazione in generale, qui non si parla di popolazione italiana, ma di tutto il mondo, ecco, veramente cominci a ragionare con la sua testa e a cercare di ottenere quello che in realtà dovrebbe avere. Io non voglio Radio Free Station, cantata da Danilo Sacco, per voi. Dice che non si può più, costa troppo liberare il mare, e l'idea poi di volare sarà fuori legge come pensare. Dice che non si può più, che sarà vietato anche camminare a testa alta in cerca di domande, casomai potremo avere risposte false. E ritorniamo qui in diretta con Danilo Sacco, che appunto, parlando prima di ragazzi, aveva parlato di due giovanotti di 17 anni che a un primo concerto avevano chiesto chi era il cantante che aveva precedentemente cantato Io che amo solo te, e poi sono arrivati da te con il disco. Il disco. E noi te lo facciamo ascoltare. Questo è molto bello. Andiamo. Vai. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male.
ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Torniamo in diretta, Danilo. Bellissima, bellissima la tua interpretazione. Antonietta, dimmi. Vorrei dire un'ultima cosa a Danilo per quanto riguarda proprio questa canzone. Allora, lui praticamente ha fatto riscoprire ai giovani questa canzone a loro sconosciuta, perché nel sentire cantare Danilo con questa passione, con questo veramente amore, no? questa canzone qui che molti giovani ovviamente non conoscevano, lui ha fatto veramente una grande cosa, perché ha fatto veramente anche rivalutare Sergio Endrigo ai giovani che non lo conoscevano. Quindi da parte mia un grande applauso a una grande voce come Danilo Sacco. Grande, bellissimo. Danilo, l'ora è finita purtroppo per noi. Noi ti ringraziamo. Oh, e speriamo soprattutto di riaverti magari qui in Radio Free Station. Sì, quando vorrete io sarò onorato. L'onore è nostro e tu lo sai. Grazie. Vuoi salutare i nostri ascoltatori di Radio Free Station? Allora, a tutti voi che state ascoltando, prima di tutto un grande abbraccio. Poi l'augurio è sempre quello solito. I vostri sogni si avverino, sempre. Che facciano bene a voi, che facciano bene alle persone che vi stanno vicino, e un grande bacio. Grazie, un bacione anche a te. Ciao. Grazie Danilo, ciao, alla prossima. Danilo, grazie di tutto. Ciao, grazie davvero a tutti voi. Ciao, grazie Danilo, grazie. Un bacione. Ciao. Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Radio Free Station, www.radiofreestation.com.